Tragedia in Litoranea, muore un giovane salernitano. Ritrovato Galdi, era a Formia. Battipaglia, vigilanza e controllo del territorio. Allarme ambientale, liquido scuro nel Tanagro. Battipaglia collabora, linee guida per il PUC. Eboli, messa in mora per le associazioni sportive. Degrado ad Eboli, edificio abbandonato. Giffoni Film Festival, il taglio del nastro. Questa strana storia, il singolo di Filomena Pisani. Un giovane di 32 anni di Salerno, Roberto Apicella, è morto stamani poco dopo le 3 mentre percorreva con la sua auto, una Lancia Y grigia, la strada provinciale 175 in Litoranea, in località Campolongo del comune di Eboli. Forse è stato fatale un colpo di sonno. Il giovane, dopo aver urtato un cordolo di una rotatoria, si è ribaltato con la sua autovettura, finendo prima contro le grate in ferro di una recinzione e poi contro un palo della pubblica illuminazione, ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ancora un incidente lungo la Litoranea salernitana, che ieri è stata teatro di altri sinistri: il ferimento di 4 giovani che da Battipaglia andavano verso il mare e l'investimento mortale di un 16enne romeno travolto mentre era in sella la sua bici, stanotte a perdere la vita su una strada ad altissima pericolosità, il 32enne salernitano. Rosario Galdi sta bene ed ha fatto rientro a casa. Nella serata di ieri il ritrovamento del 37enne battipagliese, localizzato a Formia nei pressi della stazione ferroviaria, agganciata alla cella del suo cellulare, è stato raggiunto dai carabinieri, che successivamente hanno allertato i familiari. A darne la notizia il fratello, Carmine Galdi, con un post su Facebook: Rosario sta bene, ma i carabinieri di Battipaglia, guidati dal capitano Giuseppe Costa, stanno indagando sui motivi che hanno spinto l'uomo ad allontanarsi da casa. Le forze dell'ordine hanno avviato un dispositivo straordinario di vigilanza e controllo del territorio in Litoranea. I servizi, coordinati dal commissariato di Battipaglia, che a tal fine può avvalersi di personale aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente impiegato, sono svolti con il coinvolgimento delle altre forze di polizia e del comando di polizia locale. Tale articolazione del servizio consentirà un più efficace controllo del territorio e la repressione delle attività illecite svolte in loco. A tal fine la commissione straordinaria di Battipaglia ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente per contrastare i pericoli derivanti dai comportamenti connessi con l'esercizio della prostituzione su strada o suolo pubblico. L'ordinanza è stata trasmessa al prefetto di Salerno per la preventiva comunicazione. Allarme ambientale nel Salernitano, dove a Sant'Arsenio ed in altri comuni del Vallo di Diano è stata riscontrata la presenza di liquido di natura ignota negli affluenti del fiume Tanagro. Immediatamente c'è stata la mobilitazione degli amministratori locali, delle forze dell'ordine, dell'ARPAC, dei vigili del fuoco e del nucleo NBCR del comando di Napoli. Dalle indagini eseguite è stato possibile risalire alla natura del composto, scuro e maleodorante. Qualcuno ha sversato all'interno del depuratore di San Pietro al Tanagro una cisterna contenente il liquido, che si è andato poi a riversare nel corso d'acqua. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Si terrà il giorno 21 luglio alle 11 presso la ex scuola De Amicis di Battipaglia la presentazione ai co-battipagliesi delle linee guida strategiche per il piano urbanistico comunale. Sarà l'occasione per un confronto e un ulteriore momento di collaborazione sugli indirizzi e le strategie elaborate dall'architetto Massimo Alvisi, il professor Cristian Iaione e i giovani architetti Eloisa Susanna, Roberta Pastore e Roberto Corbia, con tutti coloro che nei mesi scorsi hanno preso parte al percorso di progettazione aperto e collaborativo denominato Legalità Organizzata, un vivaio di energie civiche per coltivare il futuro del territorio. Messa in mora per tutte le associazioni sportive. Il sindaco Cariello batte cassa e chiede ai responsabili delle società di regolare i pagamenti. Il primo incontro mercoledì scorso al Palasele. Il sindaco del nuovo PSI è stato perentorio con i dirigenti delle 4 associazioni che svolgono attività nel palazzetto di Via dell'Atletica. Non ci saranno più favoritismi, ognuno pagherà la quota mensile, afferma Cariello. L'incontro si è svolto in un clima di cordiale collaborazione. Altra novità riguarda il secondo palazzetto e
Metropolitano e lo stadio intitolati a José Dirceu. Con avviso pubblico affideremo gestione di palazzetto e stadio a società esterne. Nel bando una clausola perentoria. La domenica pomeriggio la partita dell'Ebolitana Calcio al Dirceu avrà la precedenza su tutti gli altri eventi sportivi. Cariello non dimentica il suo passato da ultras, mai costretto a spremere le società sportive. Le casse comunali sono in predissesto finanziario dal 2013. Molte associazioni che pagano fitti per locali privati gli hanno chiesto di porre fine alle regalie elettorali. Le palestre pubbliche per decine di anni sono state affidate a società sportive che non hanno mai pagato. La battaglia iniziata dal commissario Filippi si era arenata. I decreti di sfratto dalle associazioni morose non sono stati mai più resi esecutivi. Presto il sindaco incontrerà le società. Ho chiesto una relazione all'ufficio patrimonio, ha detto Cariello. Faremo un incontro chiarificatore con tutti. Sulla pagina Facebook Sedi Eboli Se, un cittadino fa notare lo stato di degrado in cui versa da anni l'edificio in via Caduti di Campagna, in pieno centro ad Eboli. Tra erbacce, muri pericolanti, la struttura rischia di cadere a pezzi. Tra i commenti c'è chi scrive che l'edificio sarà abbattuto e saranno costruiti alcuni alloggi. L'appello è verso la nuova amministrazione affinché si prendano provvedimenti per ridare un aspetto più degno di questa zona e di tutto il paese. La 45esima edizione del Gifoni Film Festival, in programma dal 17 al 26 luglio, accende i motori e sarà Thea Falco, reduce dal successo di 1992, ad inaugurare il Blue Carpet in Cittadella. Fil rouge di quest'anno, il motto di Orazio, Carpe Diem. È un monito a cogliere il momento giusto per agire senza aspettare, ha spiegato il direttore Claudio Gubitosi. In cartellone 156 film che saranno visionati da 3.600 giurati provenienti da 50 paesi. Sud TV sarà presente al Gifoni Film Festival per raccontarvi curiosità ed aneddoti e farvi conoscere da vicino i protagonisti dei Red e Blue Carpet. È difficile spiegare questa strana storia da accettare. Ragione resta un bene che si scioglie quando le conviene. Autrice, scrittrice e cantante, l'ebolitana Filomena Pisani presenta il nuovo videoclip. Abbiamo cominciato un tour che è partito il 5 luglio alle Rocce Rosse a Salerno, presentando oltre l'inedito questa strana storia ma anche il videoclip, il quale ha riscontrato alcune persone al di là degli amici che sono sempre quelli che ti sostengono inizialmente. Ha avuto un successo abbastanza emozionante e sono molto orgogliosa. La seconda tappa l'abbiamo avuto alla Playa del Flamingo, dove ho cantato live a Marina di Camerota, e ieri sera invece siamo stati al Paribio Osteria di Pestum, dove abbiamo avuto questa presentazione molto bella, una sorta di rassegna stampa con giornalisti, con persone del settore, e per poi continuare questo tour il 6 agosto durante un evento importantissimo del quale io sono orgogliosa di farne parte, poiché aprirò la Notte dell'Aspide il 6 agosto a Rocca d'Aspide. Attrice, scrittrice, adesso insomma anche riuscitissima esecutrice dei tuoi brani, ma come nasce la tua carriera, Filomena? La mia carriera nasce tra i banchi di scuola, a 15 anni, grazie ad una mia insegnante. Io la paragono un po' come il professor Keating dell'attimo fuggente. Ho avuto questa fortuna, non tutti abbiamo una fortuna di avere un insegnante, perché magari gli insegnanti sono sempre visti come dei mostri. Invece io ho avuto questa fortuna, lei si chiama Angela Rinaldi, ovvero si chiamava, poiché ci ha lasciato un po' di tempo fa, ed è stata lei che mi ha aperto gli occhi, mi ha affacciata verso questo mondo fantastico, poiché mi chiedeva spesso di partecipare a questi suoi progetti teatrali e alla fine mi colse d'inganno. Cioè in tranello, nel senso che mi chiese: Filomena, fino a quest'anno è l'ultimo anno che te lo chiedo, poiché ci saranno dei provini. Amo le sfide, amo la competizione, non amo le cose facili, e quindi mi precipitai e da lì iniziò tutto quanto. Ma da scrivere poi a salire sul palcoscenico per cantare quello che tu hai creato, il passo mi sembra è stato brevissimo. Diciamo che amo qualsiasi forma di espressione artistica, quindi cerco di essere completa a 360 gradi, con le giuste tappe e con i giusti tempi soprattutto. Non è molto semplice intraprendere
certe strade, certi percorsi. Sto portando avanti uno slogan per me molto importante che è occhi al cielo, piedi in terra. Quindi diciamo che qualsiasi nastro d'asfalto che mi aspetterà sarà sempre con una lungimiranza non indifferente, quindi con occhi al cielo, ma restando sempre con i piedi per terra, perché alla fine le cose terrene sono quelle che ti rendono più umile, più forte, e quindi nel momento in cui riesci a raggiungere certi livelli, il bello sta nel restarci, e quindi con i piedi in terra che porto avanti le mie vibrazioni viscerali.